Ciao a tutti, mi chiamo Lisa e sono un'educatrice del centro diurno Mosaico e Lutin Mosaico di Polisnova. Come ben sapete, purtroppo dal 9 marzo i nostri centri diurni sono chiusi a causa dell'emergenza coronavirus. Da subito però ci siamo attivati, non ci siamo spaventati, ma ci siamo attivati per poter raggiungere comunque i nostri utenti anche a distanza. Perché è un momento difficile, un momento molto difficile sia per noi, per i nostri familiari, ma è un momento ancora più difficile per delle persone con disabilità, in quanto hanno bisogno ancora più di noi di riappropriarsi della loro vita e di ricominciare a vivere in una normalità. Per questo motivo abbiamo da subito iniziato a telefonare quasi tutti i giorni a loro e ai loro familiari per fare delle telefonate inizialmente con una valenza di semplice supporto emotivo. Poi con l'andare delle settimane, visto che l'emergenza appunto continuava, abbiamo cominciato anche ad utilizzare la tecnologia in modo diverso e ad effettuare delle videochiamate sia singole che di gruppo. Queste videochiamate ci hanno permesso di raggiungere le persone appunto che seguiamo e di accorciare le distanze, perché poter vedere un sorriso, poter vedere in faccia le persone, poter supportarle guardandosi appunto negli occhi ha un valore molto molto grande. Oltre alle videochiamate singole di gruppo, abbiamo cominciato a girare dei video tutorial di carattere educativo, in modo che anche da casa le persone potessero continuare con le attività che normalmente svolgiamo durante il giorno nei nostri centri diurni. Oltre a questo, una volta a settimana consegniamo a domicilio dei kit che ci aiutano a fare in modo che le persone possano mantenere le loro abilità manuali e cognitive, ed in più sono molto importanti perché ci permettono di arrivare veramente vicini a loro e di mantenere una relazione e mantenere strappare alle volte anche un sorriso sia a loro che ai loro familiari. Sicuramente è un periodo brutto, è un periodo molto complicato, però forse qualcosa di buono il coronavirus ci ha portato, anche se sembra un po' strano poter dire una cosa del genere, però ci ha permesso di ripensare le nostre attività in maniera diversa, utilizzando appunto dei metodi alternativi che sicuramente poi nel seguito della nostra esperienza lavorativa potremo utilizzare nonostante si ricominci a frequentare i centri diurni. In più abbiamo scoperto che alcune persone hanno delle abilità che noi non conoscevamo, le abbiamo proprio potuto sperimentare grazie alla tecnologia. E un'altra cosa importante è stato il rapporto con i familiari, perché ci hanno dato una mano molto importante. Dall'altra parte del video ci sono loro che aiutano i loro cari con telefonini, con computer, con tablet, e questa cosa è stata molto molto valida. Senza di loro probabilmente non ce l'avremmo fatta, quindi grazie a tutti quanti.